Cristian Mossino, delegato provinciale di Torino. In questo torneo, è inutile dirlo Cristian, giochi un po' in casa. Sì, beh, gioco in casa in quanto ho il piacere, l'onore e la fortuna di vivere in questo bellissimo posto che è il Canavese, a Mazzè, che è comunque una delle sedi dell'Orizzonte United. Peraltro non lo nascondo, ho mio figlio che gioca all'interno e quindi sicuramente vedere un torneo così importante che nasce da più momenti in cui il Real Canavese e poi Orizzonte United hanno sempre pensato non solo allo sport ma anche al territorio. Ricalcare comunque un torneo sulle terre delle Baruzze, come ho detto, riporta un po' quello che è l'indirizzo dell'istituzione comunale, cioè di unire comunque le forze per far sì che si possa dare di più e meglio, quindi non solo quantità ma qualità, e non solo ovviamente nell'ambito commerciale o comunque di territorio ma sportivo, e che l'Orizzonte United in questo momento sta facendo benissimo, racchiudendo 5 o 6 comuni se non ricordo male, quindi effettivamente è un'ottima iniziativa. Un torneo giunto alla terza edizione ma in una crescita continua internazionale con squadre Torino, Juventus, Alessandria, Provercelli, Verona, insomma sempre più importanti. Allora, l'Orizzonte United che ricalca un po' quelle che sono quelle che erano le idee del Real Canavese, del Candia e dell'Orizzonte, appunto, unendosi e grazie a questi tornei risaltano il fatto che c'è la voglia di far conoscere quanto lavoro le società come questa, anche dilettantistiche sul territorio, vogliono fare nell'ambito del settore giovanile. Quindi un torneo di questo genere è lo specchio del lavoro che la società sta facendo nel settore giovanile e ponendolo sotto il profilo internazionale dà risalto al forte lavoro sportivo ma anche al fatto di presentare sul territorio un punto di riferimento come appunto il Canavese, in particolar modo Caruso, Villareggia piuttosto che Candia e quant'altro, Mazzè e Cigliano, che rappresentano il punto dove si trova questo magnifico vino, che è il Baruzze, e quindi un vino d'oro. E quindi far conoscere per il tramite dello sport anche a livello internazionale, quindi in tutta Europa, questi posti bellissimi e questi prodotti straordinari che valorizzano non solo lo sport ovviamente ma il territorio. In fondo, facendo un passo indietro, per me e per te è anche il raggiungimento di un sogno. Tanti anni fa tu presidente del Tonengo, io vicepresidente del Caluso, unimmo e fondammo il Real Canavese. Parlando sempre di settore giovanile, non solo a parole ma coi fatti, e questo è il frutto che in qualche maniera portiamo avanti. Io ho avuto il piacere di lavorare con persone come te e con altre, prima Tonenglese e poi Real Canavese. Non nascondo che il fatto che oggi io sia dirigente federale e quindi in questo momento che abbia l'onore e comunque anche l'onere di rappresentare società dilettantistiche nell'ambito territoriale, in particolar modo la provincia di Torino, sia stato un po' la palestra che mi ha aiutato a conoscere a fondo quali sono le problematiche e sinceramente cercare oggi di mettere a disposizione di tutte le società dilettantistiche, con l'onore di poter così condividere, ad avere come riferimento, e quindi poter dare qualcosa di più anche a loro grazie a questo passato glorioso che mi ha aiutato molto, mi ha migliorato, e cerco di ridare ovviamente anche nell'ambito amministrativo e federale di Federazione Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettante questo alle società che devo dire nell'ambito territoriale del Canavese, del Piemonte stesso, rappresentano veramente un'eccellenza sul lavoro a livello dilettantismo. Quindi un grazie per l'esperienza, ma un complimento alle società che del territorio valorizzano il Piemonte e la Valle d'Aosta.